La natura può mostrarci la sua bellezza in modi meravigliosi, e anche se pensiamo di aver visto tutto, con le seguenti immagini ti convincerò del contrario. Ti mostrerò 10 cose che forse non sapevi esistessero in natura. Numero 1. La porta degli inferi. Il pozzo di noto anche come la porta degli inferi, è un lago situato a Cape Perpetua, nell'Oregon Stati Uniti, dove i grandi personaggi della fotografia si incontrano frequentemente. È una fonte naturale di acqua salata carica di leggende. Dicono che colui che guarda dentro, scompare. Applicando la teoria scettica, non è insolito. Se guardi fuori, nessun altro ti vedrà di nuovo solo perché il mare è capace di succhiare un elefante prima che ti dia il tempo di battere le palpebre. Numero 2. La nuvola alla fine del mondo. Questa nube a forma di spaventava i cittadini di Pechino, i quali pensavano che la fine del mondo fosse dietro. Secondo la narrazione, per gli occhi non esperti in materia, può sembrare il preludio di una guerra nucleare. Per coloro che cercano una spiegazione, questa nuvola vista nei cieli nel giugno 2012, dobbiamo dirvi che è dovuto unicamente ed esclusivamente a una meraviglia naturale. Numero 3. Un firmamento di stelle sulla spiaggia. Questo effetto impressionante sul mare è causato dal fitoplancton, noto come Polyhedrum dilingulodinium. Sono una di microorganismi unicellulari che fanno parte del fitoplancton marino e dell'acqua dolce. Lo spettacolo meraviglioso è grazie alla presenza di milioni di particelle luminescenti di questo fitoplancton. È un fenomeno insolito. In effetti, sebbene questo fenomeno fosse noto, gli scienziati non capiscono il perché. Numero 4. La foresta sottomarina del lago Kaizi. Non c'era sempre un lago qui. È la sua vasta foresta sottomarina ne testimone. Il lago Kaizi, situato in Kazakistan, è lungo non meno di 400 metri e profondo 30 metri. La sua formazione è dovuta ad un altro incidente naturale, il terremoto di Kebin nel 1911. La sua rarità unica ne ha fatto un punto di riferimento per l'osservazione e l'immersione, dove i subacquei godono di un paesaggio totalmente atipico. Numero 5. L'incredibile Salar de Uyuni, in Bolivia. Non è una spiaggia. Non uno specchio, neanche un lago, è un salar. È il più importante del mondo. Il Salar de Uyuni si trova nel sud-ovest della Bolivia ed è il più grande deserto di sale continuo al mondo. Inoltre, questo sale è una delle riserve di litio più importanti del pianeta e memorizza anche composti molto importanti per la chimica di base e industriale come il magnesio, il potassio o il boro. Anche minerali come l'ulexite, noto negli Stati Uniti come la televisione di pietra, per la sua capacità di trasmettere immagini attraverso le sue fibre naturali. Numero 6. Le bolle d'aria ghiacciata del lago di Abramo. Il fenomeno si verifica nell'inverno dell'emisfero settentrionale nel lago di Abramo in Canada. Un lago fatto dalla mano dell'uomo. Le piante che vivono sul fondo del lago rilasciano gas metano, che congela quando sale in superficie e rimane intrappolato in esso fino all'estremità invernale. La superficie del ghiaccio ha uno spessore compreso tra 8 e 9 cm. Numero 7. Peste di ragni sugli alberi in Pakistan. Le persone di Sindh, in Pakistan, sembrano essersi adattate completamente ai loro vicini. Tutti i suoi alberi sono pieni di ragni, il che conferisce al luogo un aspetto piuttosto agghiacciante. Ciò è accaduto a seguito delle inondazioni nella regione del 2010. Numero 8. Cascate di sangue in Antartide. Queste impressionanti cascate si trovano nelle Dry Valley di McMurdo in Antartide. Lo spettacolo che offre è davvero strano e impressionante. Oltre ad ospitare il fiume più lungo del continente, ospita questa impressionante cascata di sangue scoperta dal geologo Thomas Griffith Taylor nel 1911. Sebbene i primi a esplorare l'Antartide abbiano attribuito questo colore rosso alle alghe dello stesso colore, i ricercatori hanno recentemente confermato che il suo colore rosso è dovuto alla presenza di ossido di ferro scarsamente solubile. Numero 9. Colonne di luce su Mosca. L'effetto colonna di luce è un fenomeno visivo creato dal riflesso della luce in piccoli cristalli di ghiaccio presenti nell'atmosfera. La luce che consente questo bellissimo spettacolo può provenire da diversi punti. Il sole, la luna o qualcosa di così banale come un lampione. Numero 10. Tempeste vulcaniche.
La ragione di queste tempeste elettriche è causata dalle grandi quantità di carica elettrica prodotta dalle particelle espulse. I raggi sono prodotti come risultato di cariche negative sulla parte superiore di una nuvola. Questi vengono trasmessi sia all'esterno che all'interno del cloud stesso all'interno di aree che hanno una carica positiva. Ci sono ancora molti luoghi e spettacolari fenomeni naturali che ti mostreremo presto. Grazie mille per la tua attenzione e fino alla prossima volta.